felice regresso, figli della merda. G-Beat non lo sentivo da un botto di tempo e finalmente possiamo ricominciare a parlare del mio odio per lui. Ma perché? Lui è uno perché vero. Perché sicco, si muove tutto così rachitico di merda. Si muove? Ho capito. Rachitico di merda. Ma dai, è un effetto, un po' sei ciccione tu. Appunto. Perché non vi fondete? Fate quei pompon da ciulli e ti scrivi qua dentro Nexus, Asus. La barba. Ma la pancia che muore, sì. Boh, ma mi piacerebbe tantissimo. Però in questo momento mi piace di più fare questa reaction che è Red Slow featuring G-Beat. Oh mio Dio. Che credo che sia una preghiera. Quindi è un ritorno di un rap cristiano cattolico in controtendenza a tutti questi satanisti tipo la Zazza, la Mostro, che fanno queste odi a Satana. Primo per tutti è Fedez, che sacrifica dei neonati infanti per rubargli l'anima e trasferirla in quella di suo figlio e farlo vivere più a lungo. Infanti, volevo chiedere a tutti quanti cazzo, zio greggio, volevo chiedere a tutti quanti un like, una condivisione e soprattutto un commento sotto questa reaction per supportare il canale e mandare avanti queste due facce di cazzo in modo che si fanno i soldi e si levano dai coglioni. Sì, sì, se mi faccio i soldi non mi vedete più, ve lo giuro. Vai, vai. Facciamo questo patto. Te lo giuro, vai, se con 1 milione di euro non mi vedi più, Daniele, vai tranquillo. È la reaction è finita, se vi è piaciuto lascia il like. Cazzo, no. Lo schermo, oh mio Dio, okay. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Manca solo Danny Five. No. Chi è quello lì? Ma c'era anche Vale Lambo? Scusa, fammi vedere. Madonna, c'erano tutti, eh? No. Alla fine fa ridere sempre, non so. Ehi, ehi. Allora, che cazzo vuoi? Okay. Bello sto video. No, però la suonerei io. Spicchera, lui. Spicchera un botto. Cos'è che voleva? 700 lire? Sì. 700 lire. Presti 700 lire. 700 lire, che cazzo ci fai? 700. 500 lire li usi colletta. Per il gettone. No, colletta, per l'amaro. Arrivo al 2005 e mi compro l'amaro. Questa raga l'ha capita in poggio. Sì. Tutti! E mi è entrato in testa. E ci sono lui però. Tanto l'odio. Ma dai! Pensa come ci si diverte lì. Sì. Fare una serata. Io mi sto già divertendo. Sembra la Lamborghini a The Voice. Sì. Ho già la testa su un altro pianeta. Alieno. Ehi! Ehi! Pezzo dissato, dissato Fada, Rip Fada, Rip Fada, Detective Fada, G-Beat. No, 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 lei, parliamoci chiaro. Ciccio bomba. Vado a tutti quelli della tua famiglia e busso alla porta. Che? Se non vieni col mio team. Cosa sei diventato, Gigi D'Alessio? Che cazzo sei diventato in Gomorra Mod? Comunque sei troppo magro, sì. E sei pure una fascia a che tu, madonna. Cosa? Anche io sono magro, lo so. Sì, sei magro dentro. Sì. Mezzo cagare. Adesso sei tu invece. Voglio avvisarti che di fianco c'era una ragazza che riprendeva il concerto ma non ballava. E poi dice: non mi giudicare che sono magro, però dice che la tua tipa è piatta. A parte che a me le tette piccole piacciono. Così piatta che oh mio Dio. Comunque suona, suona. Lo scontrino non lo faccio manco per il cazzo. Ehi. Dai zitto che non sento, che non riesco a odiarlo sennò. Non mi dire cosa fare. Perché? Ma non balla nessuno? No. Ne vuole tre, vuole una che è bella. Ah, questa la suona al prossimo disco. Sì. Cioè, è talmente tanto distante dal mio modo che di essere piace. Che mi piace. Ho fatto il giro. Perché tu odi quello che non puoi essere, cioè quello che odi tu sei. Tu sei quello che odi. È troppo magro, non posso essere io. Sì, sei tu. E sei poi tu questa in un mondo da parallelo. Sei tu in un mondo parallelo. Sai che ti può denunciare per insulti diretti? No, G-Beat. È G-Beat amico delle guardie, denuncia Fada. Adesso denuncio anche a te. Perché? Perché hai detto che è amico delle guardie. Amico delle guardie è un complimento, perché noi non siamo contro lo Stato. Noi non siamo chi? Noi. Noi due? Hai capito. Vabbè. Io e G-Beat. Perché non ti tacchi? C'ho fame sulla panza. Oh, alla fine Red Slow a livello di produzione hanno spaccato. Sì, per una discoteca andava bene, anche lo speakeraggio di club. Esatto. Poi non ballava nessuno, era una discoteca un po' atipica. Vabbè, ma però quello è il niente. Video, lo sai bene che quando fai video la gente. Se vedi che la gente è troppo ferma, spray a peperoncino. Così non si e via. Può. Così non si come può. No, satira. Comunque G-Beat, senti qua. Dimmi. Mo te la dico. Vieni a trovarci. Ti do un panino della mortazza. Io non ce la faccio e tu gli dai le gallette integrali a lui e lui ti dai il panino. Non posso mangiare le gallette. Okay. Soltanto poi grassi. Poi un galletto. Solo grassi. Un galletto allo spiedo. Quello sì. Però non fritto. No, allo spiedo. No, ho capito. No, così te lo spiedo. No, pensavo peggio. Merda, in realtà il pezzo è figo. Vabbè, ma come sempre, parto sempre prevenuto con G-Beat. Però G-Beat, una piccola pecca sul testo. Se
dici io sono magro, tu mettiti a dieta, poi non puoi dire a una tipa ah è piatta con le te, perché se no, cioè, se non vuoi che ti prendano in giro perché sei magro come fa quel bullo di fada con te, allora tu non devi dire alle tipe che hanno poche te, perché a parte che a me piacciono senza tette le tipe e anche col cazzo, quindi se c'hai una ragazza senza le tette ma col cazzo, a me piace di più che le ragazze con la figa di te, per dire. Io non voglio centrarci niente in questo discorso. Ehi! E vorrei dire che non sono assolutamente un bullo. La mia faida con G-Beat è una cosa totalmente mia e sua. Nessuno deve entrarci in mezzo. Di cui lui non sa nulla, no, che non ha fatto nulla per provocarla. E questa è una cosa bella. Faida. Si inventa le faide, così. Sì, perché è giusto che. E questo è il miracolo della televisione e di internet. Tu per odiare qualcuno basta che accendi e vedi uno e lo odi, esatto. Così tranquillo, gratuitamente. Io non vedo nessun tipo di problema. Oh, basta fare odio. Questo è qualcuno che mi ha detto qualche volta. Ragazzi, noi vi salutiamo. Allora è finita così. Se vi è piaciuto il pezzo qua sotto, no, andate sotto il video di GB, ti ha detto Fada ti odia però tu sei bravo. Sì, scrivetelo così sotto il suo video. Facciamo continuare questa faida, perché finché non ci arriviamo a mani addosso qua. Esatto. E soprattutto se siete dei cantanti un po' così, potete chiedere a Slowmon di farvi beat. A Slowmon, a Slow Red. Ma di chi cazzo? A Red Slow! Siete tutti con... avete quattro nomi, ve li mischiate. Red Slow, fate i beat a tutti. Ciao!